Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio registrare il video svuota la spesa, in quanto è appena andato via il corriere che ci ha consegnato la spesa che abbiamo fatto online, quindi ne voglio approfittare che ho tutto sulla cucina e sul tavolo un po' sparso e dopo vi faccio vedere. Ne voglio approfittare per registrare direttamente il video, così poi vado a mettere via tutte le cose che abbiamo preso. Questa è la situazione sul tavolo della sala da pranzo. Hanno messo tutte le cose all'interno di questi sacchi di plastica trasparenti, un po' organizzati per la tipologia di alimento. Quindi, ad esempio, da una parte hanno messo le cose da mangiare, da una parte invece i detersivi e i saponi. Comunque, dopo vi faccio vedere per bene tutto. Mentre in cucina ci sono altre cose. Qui abbiamo l'acqua. Ste è dovuto andare a fare una piccola piccola spesa al Conad, in quanto alcune cosine che abbiamo ordinato sul sito sembravano disponibili durante l'ordine. Poi invece stamattina, quando hanno preparato la nostra spesa, erano cose che mancavano e quindi siamo dovuti andare a prendere giusto due o tre cosine. Quindi ne approfitto e vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso sia al Conad che al Tosano, perché dovete sapere che noi facciamo sempre la spesa di solitamente al di fuori di questa situazione al Tosano, che però adesso ha attivato le spedizioni, le consegne insomma a casa, quindi ne abbiamo subito approfittato. Ed eccomi qui pronta per farvi vedere le cose che abbiamo preso. Come vi ho detto poco fa, stamattina mi è arrivata via mail la spesa che abbiamo appunto fatto online, però c'erano alcune cose che erano evidenziate in rosso che non erano disponibili, quindi non hanno potuto mandarcele, e allora è andato a prenderle, come ad esempio la farina. Non c'era farina, quindi abbiamo preso due confezioni di farina 00. Questa la uso per fare i dolci, la uso per fare i piatti salati, come ad esempio infarinare il petto di pollo. Insomma, la uso sia per i dolci che per i piatti salati, quindi ho preso due confezioni. Ancora non ho fatto la pizza in casa, ad esempio, o la focaccia, che bene o male un po' tutti stanno facendo. Noi ancora non Questo non l'abbiamo fatto, però ho fatto scorta con due confezioni di farina. Poi abbiamo preso la mozzarella, tre confezioni di mozzarella. Queste le mangio di solito sempre io con i pomodorini, quindi faccio una caprese, mozzarella e pomodori. Poi Ste ha preso ancora l'hamburger di Chianina, e anche questo l'ha preso al Conad. Adesso vi sto facendo vedere le poche cose che abbiamo preso al Conad. Poi mi ero dimenticata di prendere lo speck, e quindi abbiamo preso una confezione di speck, questo nelle buste, che così dura più a lungo. Poi una confezione di panini per fare gli hamburger, anche in questo caso ne avevamo preso soltanto uno, quindi abbiamo preferito fare scorta. Hai preso anche il cheddar? Ce l'avevamo? Sì. Comunque, una confezione di cheddar da mettere sempre nell'hamburger. Poi il sapone per le mani lo stiamo mangiando in quest'ultimo periodo. Ne ho uno travasato, ad esempio, qui e un po' in bagno. Però ho voluto fare scorta, e Ste ha preso questo al profumo di, cioè, con mora e muschio. Vediamo com'è. Io con i profumi per le mani impazzisco. Preferisco altri gusti un po' più fruttati. Comunque, poi abbiamo fatto scorta di yogurt greco con lo 0% di grassi. Prendiamo sempre questo. Due al caffè per Ste e due al cocco per me, che è buonissimo. Poi una confezione di zafferano, perché vogliamo fare il risotto allo zafferano. L'avevo finito, quindi abbiamo preso una confezione. Anche in questo caso mi ero dimenticata di acquistarlo durante la spesa online. Come mi sono dimenticata di prendere le fragole, o meglio, non le avevo prese perché 10 giorni fa in frigorifero le avevo, sono finite. Quindi abbiamo preso una confezione di fragole che io amo mangiare nello yogurt o semplicemente così. Poi insalata, questa iceberg da mettere sempre nell'hamburger. Una confezione di cipolla bianca, anche questa la utilizziamo sia per i burger, quindi faccio un po' di cipolle caramellate che poi lui ama nell'hamburger, oppure la utilizzo semplicemente per fare un po' di soffritto. Poi abbiamo preso due
bottiglie di Aperol per fare l'aperitivo. Pensiamo di farlo sia domani che Pasqua e anche il giorno di Pasquetta e poi ovviamente il prosecco sempre per fare l'aperitivo. Poi le ultime due cose che abbiamo preso al Conad sono queste. Voglio provare la bevanda di riso e cocco, 100% vegetale e bio, a basso contenuto di grassi, e la bevanda di mandorla, sempre anche questo 100% vegetale, per fare magari pancake leggeri e sostituire il latte tradizionale con questo. Veniamo alle cose surgelate che devono andare subito in freezer. Allora, abbiamo preso due confezioni di lasagne alla bolognese con pasta fresca, queste di quattro salti in padella della Findus. Queste sono buone, le prendiamo quando vogliamo fare un pranzetto o una cena in velocità, anche se in realtà devono stare tipo 40 minuti in forno, però praticamente bisogna soltanto toglierle dalla confezione e metterle in forno, quindi sono velocissime. Io le lasagne in casa ancora non le ho fatte, quindi intanto abbiamo fatto scorta di queste. Poi ho preso due confezioni di piselli novelli, questi della Findus, che mi piacciono tantissimo. Questi li mangio solo io, però li avevo finiti, quindi li ho presi. Ho preso due confezioni. Poi ho preso il branzino surgelato. Questo però è comunque pesce fresco, nel senso che dovete sapere che la pescheria del Tosano prende il pesce, lo surgela e poi lo mette all'interno di queste vaschette e lo vende surgelato, così dura più a lungo. Questi li compro sempre, però li avevo finiti, quindi anche di questi ho fatto scorta. Il pesce bianco, così mi piace farlo semplicemente ai ferri oppure al forno con un filo d'olio. Poi abbiamo preso i bastoncini Findus, questi di Capitan Findus, due confezioni, anche questi ci piacciono per le cene in velocità e vogliamo sempre insomma avere qualcosa in scorta e li avevamo finiti anche questi. Poi io ho voluto provare a prendere questo pronto presto, contorno grigliato con patate e verdure. Non l'ho mai provato. Immaginavo che la confezione fosse un pochettino più grande, in realtà non avevo letto la quantità, non è enorme, però visto che devo provarli ci sta anche la confezione piccola. Poi Ste ha voluto prendere le mozzarelline, quelle che si fanno in forno, che poi sono tutte filanti, io evito di mangiarle. Poi ho preso due confezioni di gnocchetti di Giovanni Rana. Io ho preso la confezione da una porzione soltanto, anche perché se non erro forse erano in offerta. E questi li faccio di solito con lo zafferano e con le zucchine ed escono una bomba. Poi un hamburger, questo qua Ste. L'hamburger però non è quello che prendi di solito. Perché no? Perché dovete sapere che sul sito alcune cose avevano la fotografia, altre invece no. E infatti questo non è l'hamburger che di solito prendiamo l'hamburger fresco. Questo qua secondo me è congelato. Vabbè, lo mangerai. Poi abbiamo preso la polenta, questa già a fettine, la polenta da fare abbrustolita, e di solito questa la mangia Steo con le salamine oppure con il petto di pollo. Poi altro hamburger, bene, Steo, un'altra confezione di hamburger, quindi due confezioni di hamburger che non abbiamo mai provato, abbiamo sbagliato perché non pensavo di andare ad acquistare questo, ma fa niente. Poi le sottilette, le originali da mettere nel toast col prosciutto, una confezione di cheddar, ero sicura che l'avevamo presa, vabbè, si è fatto ancora scorta. Poi abbiamo preso lo yogurt ancora, però al Conad gliel'ho fatto prendere di nuovo perché quello al cocco è il mio preferito, ne avevo presi soltanto due, quindi ne ho fatti prendere pure altri due oggi. Poi per lui due al caffè e tre all'albicocca, non so quanto si vede, sto andando abbastanza veloce perché comunque le cose sono tante.
Ho preso questa, madonna che sei piccola, insalata di mare con scorzette di limone. Ero convinta anche in questo caso di prendere la loro insalata di mare che fanno molto buona, invece non è quella. Fa niente, è molto molto piccola, magari questa la mangio come antipasto stasera o domani, insomma nei prossimi giorni. Poi abbiamo preso una confezione di Actimel a Danone bianco con lo 0% di grassi e lo 0% di zuccheri aggiunti. Di solito questo non lo prendiamo mai, è stata una prova, insomma, però sicuramente ci piaceranno. E poi ovviamente delle uova, 6 uova fresche. Queste qua. Sono andata a svuotare tutto perché altrimenti ho paura di far casino a mettere continuamente le mani nel sacchetto di plastica. Comunque adesso continuiamo con i succhi di frutta. Sul sito non c'erano i succhi che di solito prendiamo, quelli senza zuccheri. L'unico senza zuccheri aggiunti era questo, che non abbiamo mai provato, al melograno e lampone e all'ananas e al lemongrass. Speriamo siano buoni perché ne abbiamo presi 8, 8 in tutto, 7 di questi con melograno e lampone, ci abbiamo fatto proprio scorta, più che altro perché erano scontatissimi, costavano davvero poco e qui abbiamo solo il 50 kcal per 100 ml, quindi sono davvero molto leggeri. Non sto più bevendo il classico succo di frutta pieno di zuccheri, però se ha voluto prendere ad esempio questo, alla pera che berrà lui. Poi ovviamente una confezione di olio extravergine d'oliva perché lo abbiamo praticamente finito, quindi l'abbiamo preso. Abbiamo preso ancora il pesto alla genovese della Barilla senza aglio e poi abbiamo voluto provare a prendere, non l'abbiamo mai preso, il preparato perché l'altra sera si aveva voglia di spaghetti aglio olio e peperoncino, però non avevo il peperoncino in casa, quindi abbiamo provato a prendere questo preparato aglio olio e peperoncino per l'appunto. Poi lo scalogno, questo lo utilizzo tantissimo per fare i soffritti. Poi abbiamo preso, cioè Ste ha preso le Red Bull, a me proprio non mi piacciono, quindi ha preso 2 lattine di Red Bull per lui. Ho preso il lievito della Pane Angeli, 10 bustine per fare i dolci, stranamente l'ho trovato, mentre invece il lievito di birra l'ho messo nel carrello, cioè l'ho comprato, l'ho inserito nella spesa, poi non era disponibile e non me l'hanno mandato. Il pane, maxi pane per l'hamburger che si è un po' schiacciato e poi il pane per le bruschette, l'unico pane per le bruschette che c'era disponibile sul sito era questo qui. E l'abbiamo preso, tra l'altro della stessa marca dei burger, e questo lo vuole, l'ha sempre preso Ste pensando di farlo con l'aperitivo domani o comunque a Pasquetta. Poi un'altra cosa che abbiamo sbagliato a prendere è stata la crema di carciofi, che di solito prendiamo nelle confezioni così che mangia Ste nel panino con il prosciutto crudo, ma è proprio la crema di carciofi, non mi piace, ad esempio non mi piacciono i carciofi. Invece questo è un... è un preparato, praticamente bisogna mettere il contenuto nella busta in pentola con l'acqua e far bollire, molto più scomodo da fare perché non è già pronta, vabbè, peccato. E ok, con questo secondo sacco abbiamo finito, ce ne sono ancora 2. Arriviamo adesso alla carne e alla verdura. Parto dalla carne e abbiamo preso, allora, la tagliata di scamone bovino adulto al rosmarino. È buonissima la tagliata, mi piace tanto. E ho preso 2 confezioni. Che strano. Secondo me si sono sbagliati. Sono sicura di averne presa una. Comunque, vabbè. Poi le salamelle da fare ai ferri. Queste penso che le faremo a Pasquetta. Poi il petto di pollo, sempre queste, le finissime, ci piacciono quelle sottili sottili e ne abbiamo prese 1, 2, 3 confezioni, ecco qui. Poi veniamo alla verdura, ho preso per me le carote già tagliate, già pronte da mettere nell'insalata, anche se io in realtà le mangio così con un filo d'olio e un po' di sale come contorno. Poi abbiamo preso un sacchetto di patate,
Queste le facciamo sempre in padella, al forno, insomma dipende un po', oppure le usiamo anche per fare il purè. Poi pomodorini, ciliegini. Tra l'altro c'è una mosca qui che continua a girare, spero che non mi dia fastidio e non continui a passare davanti alla telecamera. Con pomodorini, con da mangiare con la mozzarella, l'insalata e l'aglio, ci stava finendo, quindi abbiamo preso l'aglio, 4 mele che mangiamo molto volentieri, poi le zucchine, le mie amatissime zucchine, ne ho tante anche in frigorifero, però le faccio in qualsiasi modo, cioè mi piacciono proprio, quindi ho preso 2 confezioni di zucchine. Sto notando però che c'è tanta plastica, cavolo, perché sono tutte, vedete, confezionate così singolarmente, mentre di solito quando andiamo direttamente noi a fare la spesa non prendiamo mai le cose confezionate, così c'è, cioè, le zucchine le prendiamo sfuse, i peperoni li prendiamo sfusi. Ad esempio i peperoni li avevo presi, però non erano disponibili, fortunatamente comunque avevo un po' di scorta ancora in frigorifero. E poi gli asparagi, ho preso gli asparagi perché voglio fare un risottino agli asparagi questa settimana, quindi non li avevo, devo assolutamente prenderli. Fatto questo, ci manca il sacco dei detersivi, delle cose da pulire, comunque adesso non mi ricordo bene cosa ho preso, comunque più che altro detersivi e prodotti di pulizia. E siamo quasi arrivati alla fine, allora parto da questi che sono rimasta un attimo a guardarli. Io ero convinta, mannaggia che non leggo bene la descrizione, ero convinta di prendere la pagliettina, quella per pulire le pentole quando ci sono, magari c'è lo sporco un po' più ostinato, per grattare bene e quindi togliere tutto. Invece ho preso queste, lana d'acciaio rotolini, delicato nell'uso, toglie facilmente croste, macchie di ruggine, bagnare prima dell'applicazione. E sono queste confezioni qui, ne ho presi pure 2, vabbè, li proverò e vi farò sapere. Poi ho preso i dischetti di cotone, fortunatamente sono, ce li ho adesso perché li avevo completamente terminati e mi servono per struccarmi la sera. Ho preso una confezione di questi piccolini che utilizzo per gli occhi, mentre questi grandi che invece utilizzo sul viso. Poi Ste ha preso 2 confezioni di shampoo, lui si trova bene con questo qui. Poi io ho preso anche l'acqua micellare, questa della Garnier, questa rosa per pelli sensibili. Mi trovo molto bene con questa perché non mi brucia sugli occhi, mi strucca bene, è delicata. Ho finito l'acqua micellare, ho vari oli struccanti, però l'acqua micellare non ce l'avevo, quindi l'ho presa. Avevamo finito anche i coton fioc, quindi abbiamo preso una confezione anche di stuzzicadenti. Poi abbiamo preso, allora continuiamo con la cucina, poi vi faccio vedere i prodotti di pulizia. Allora, i sacchetti da freezer, perché di solito il pesce lo congelo singolarmente all'interno dei sacchettini, così non devo sempre ribaltare il freezer per tirarlo fuori. Poi la carta da forno, una confezione, in realtà ce l'abbiamo ma abbiamo fatto scorta. E poi ho provato a prendere, che non ho mai provato, la carta frigo, questa qui. Per questo, tra l'altro, speciale formaggi, non era specificata questa cosa, vabbè, io ho preso carta frigo, conserva a lungo la freschezza, carta pura, cellulosa e traspirante. La proverò, la voglio mettere sui ripiani e poi appoggiare sopra le cose. Poi, passando ai prodotti di pulizia, ho preso il Quasar Vetri, il mio preferito in assoluto per pulire i vetri, e ho preso questo senza lo spruzzino perché tanto ce l'ho, quindi diciamo che ho preso la ricarica, visto che l'altro lo sto finendo, l'ho preso, anche perché quello che ha preso Ste 2 settimane fa alla Conad, il vetrile, non mi piace per niente. Poi ho voluto provare a prendere il Quasar per il bagno, visto che con il Quasar in generale mi trovo bene, sia quello per i vetri che quello per la doccia, ho voluto provare a prendere anche questo per il bagno, anticalcare, igienizzante, profumante e protettivo. Lo provo e sicuramente vi farò sapere come mi trovo. Poi per la lavatrice, cosa che non ho mai fatto, quindi voglio assolutamente farlo, ho preso il Napisan, questo qui, cura lavatrice, igienizza la lavatrice, elimina i cattivi odori e rimuove lo sporco e il calcare. Quindi questo oggi pomeriggio voglio già
utilizzarlo, mentre per la lavatrice, quindi per lavare, ho preso il Perlana, questo rosa Perlana e delicati, avevo il flacone grosso, quello XXL, l'ho finito, quindi ho preso la confezione questa qua più piccolina. Ho preso il Favoloso, questo mi piace tanto, ho quello al cocco, demorbidente, e ho voluto provare a prendere questo con vaniglia e orchidea. Vediamo il profumo com'è. Io adoro sentire i profumi di tutti gli ammorbidenti, dei detersivi. Che buono, buonissimo. E poi l'ultima cosa, e poi finalmente abbiamo finito con questo video lunghissimo di svuota la spesa, devo andare a sistemare tutto. Ho preso di Mr. Magic il lavafrigo e microonde, perché mi trovo bene con il Mr. Magic per pulire il forno, però quello per il frigorifero non ce l'avevo, quindi ho voluto provare a prendere questo qua. Sgrassa e igienizza e previene i cattivi odori. Vediamo il profumo anche di questo com'è. Questo è un pochettino più forte, insomma non è buonissimo come profumo, infatti c'è dentro l'aceto naturale, si sente infatti. Ok, ditemi se non sono l'unica o se anche voi aprite sempre le cose per sentire i loro profumi. Volevo prendere il Mon Amour, che è il mio detersivo preferito per lavare in generale tutto. Ce l'ho ancora, non ne ho tantissimo, circa... Boh, meno di mezza confezione, quindi volevo fare scorta, però non c'era né al Conad né al Tosano, quindi niente. E nulla, vi ho fatto vedere tutta la spesa che abbiamo fatto questa settimana, in realtà 10 giorni fa che ci è arrivata oggi. Spero che il video vi sia stato di compagnia, semplicemente di compagnia, insomma vi abbia fatto passare 15-20 minuti di spensieratezza. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa avete preparato voi il giorno di Pasqua. Sicuramente questo video lo vedrete un po' in ritardo, perché non li carico subito nell'immediato, perché ne ho altri che devo caricare prima, quindi seguo l'ordine cronologico di registrazione, però comunque sono curiosa, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti il giorno di Pasqua cosa avete preparato per pranzo, cosa avete mangiato. Niente, vi mando un grandissimo bacione, se il video vi è piaciuto spolliciate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!